La guerra e distruzione della fraternità umana, così Papa Francesco durante l'Angelus di ieri in Piazza San Pietro, nel pomeriggio la telefonata tra il Santo Padre e il Presidente degli Stati Uniti. Dio è nella povertà, le parole del sacerdote deoniano Padre Giuseppe Cuomo ieri in occasione della 97esima giornata missionaria mondiale. Fare il punto sulle questioni cardiologiche e quindi sulle strategie di prevenzione primaria e secondaria. Questo è l'obiettivo di CardioBat 2023, il congresso tenutosi a Trani. Un torneo di calcio balilla con i ragazzi speciali per partecipare alla gara di beneficenza e il doblò della solidarietà a Trani, l'iniziativa dell'Associazione Gli Angeli del Soccorso. In Puglia le aziende ricettive di fascia medio-bassa sono arrivate a registrare un calo del 20% a fronte di un incremento degli arrivi turistici, a quanto sostiene Federalberghi. Buonasera e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra informazione. Ieri una telefonata tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La conversazione è durata circa 20 minuti. Ha avuto come argomento le situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace. A renderlo noto è stata la sala stampa vaticana. Intanto, ieri mattina, a margine dell'Angelus in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha ribadito che la guerra è distruzione della fraternità umana. Ascoltiamo. Ancora una volta il mio pensiero va a quanto sta accadendo in Israele e in Palestina. Sono molto preoccupato, addolorato. Prego e sono vicino a tutti coloro che soffrono, agli ostaggi, ai feriti, alle vittime e ai loro familiari. Penso alla grave situazione umanitaria a Gaza e mi addolora che anche l'ospedale anglicano e la parrocchia greco-ortodossa siano stati colpiti nei giorni scorsi. Rinnovo il mio appello affinché si aprano degli spazi, si continuino a far arrivare gli aiuti umanitari e si liberino gli ostaggi. La guerra, ogni guerra che è nel mondo, penso anche alla martoriata Ucraina, è una sconfitta. La guerra sempre è una sconfitta, è una distruzione della fraternità umana. Fratelli, fermatevi, fermatevi. Ricordo che per venerdì prossimo, 27 ottobre, ho indetto una giornata di digiuno, di preghiera, di penitenza, e che quelle sere alle ore 18 in San Pietro vivremo un'ora di preghiera per implorare la pace nel mondo. Dio è nella povertà, lo ha detto Padre Giuseppe Cuomo ieri nella 97esima giornata missionaria mondiale. Le parole del sacerdote deoniano durante l'omelia della messa celebrata nel santuario del Santissimo Salvatore di Andria. E a proposito della diocesi di Andria, oggi l'ultimo saluto a Don Leonardo Lovaglio, sacerdote andriese scomparso ieri all'età di 74 anni. Per lungo tempo parroco della Santissima Annunziata, cancelliere vescovile, era anche presidente diocesano dell'Istituto di Sostentamento del Clero e collaboratore della parrocchia di San Riccardo. Ma intanto ora ascoltiamo le parole di Don Peppino Cuomo. Noi dobbiamo fare anche noi una preghiera forte affinché ci sia una vocazione missionaria. Vocazioni in terra di missione. Ci sono laggiù. L'Africa e l'Asia in questo momento vanno molto forte, ci sono tante vocazioni. Fratelli, dove c'è la ricchezza, dove ci sono i soldi, non c'è Dio. Dove c'è la povertà, vige ancora Dio. E questa è una cosa che si tocca con mano. Quando c'è la ricchezza di Dio dentro, ma la povertà esterna non serve a niente. Si supera tutte le difficoltà. Riusciamo ad andare avanti. Con Dio si realizzano le meraviglie del mondo. Fare il punto sulle questioni cardiologiche e quindi sulle strategie di prevenzione primaria e secondaria. È stato questo l'obiettivo di CardioBat 2023, il congresso che si è svolto a Trani nei giorni scorsi, durante il quale si è parlato anche delle eccellenze della sesta provincia pugliese in ambito sanitario. Sentiamo.
Cardiologia in evoluzione all'ospedale Bonomo di Andria è risultato infatti il secondo centro in Puglia per risoluzione di infarti del miocardio e tra i pochissimi punti in regione a occuparsi di crioablazione e trattamento della cardiopatia strutturale. Di questi traguardi e di altri temi scientifici si è discusso durante il congresso Cardiobat 2023 tenutosi a Trani a Palazzo San Giorgio, promossa e organizzata dal Dipartimento di Cardiologia dell'ASLBAT, diretto dal dottor Francesco Bartolomucci con la collaborazione della segreteria organizzativa Intermeeting Sud. L'iniziativa è stata l'occasione per fare il punto sulle strategie di prevenzione primaria e secondaria nel controllo dei fattori di rischio, dedicato ampio spazio al tessuto adiposo viscerale, al rischio cardiovascolare e alla dieta. Non solo, è stato fatto il punto sul tema dell'elettrofisiologia. Secondo i partecipanti al congresso, la prontezza nella diagnosi e nel trattamento degli eventi acuti, come infarto del miocardio e le aritmie ventricolari complesse, e le corrette strategie nella gestione del malato cardiovascolare permetteranno di ridurre la mortalità e la disabilità, proprio perché le malattie cardiovascolari risultano la principale causa di morte prematura in Europa e contribuiscono al continuo aumento dei costi dell'assistenza sanitaria. Un filo invisibile tra corpo e mente, questo è il titolo dell'incontro organizzato a Trani dalla delegazione provinciale della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e informazione per la prevenzione del tumore al seno. I tumori alla mammella oramai rivestono il primato in senso assoluto, hanno superato anche i tumori maschili e quest'anno stimiamo che saranno circa 60.000 le donne italiane che avranno la diagnosi di cancro al seno. Una diagnosi da un punto di vista che desta preoccupazione, destabilizza anche psicologicamente, ma dall'altro una diagnosi che può risultare vincente, nel senso che si può guarire se viene diagnosticato in tempo, di qui quindi l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Purtroppo abbiamo assistito a un periodo di oltre 2 anni di fermo e questo fermo naturalmente oggi ha un prezzo alto, perché le diagnosi sono più tardive, le diagnosi tardive comportano dei trattamenti più demolitivi, più devastanti, compromettono la stessa qualità di vita, la stessa quantità di vita e paradossalmente anche c'è un aumento dei costi, perché io devo prendermi cura della persona ammalata che non è più attiva e devo seguire questo percorso. Oggi invece con la prevenzione, con la diagnosi precoce, io posso guarire l'85% di tutti i tipi di cancro al seno e ad arrivare al 98% già oggi se mettessimo in atto tutte le nostre conoscenze. Purtroppo questa gestione della sanità da parte delle regioni è latitante almeno nel Mezzogiorno d'Italia. La LILT è l'unico ente pubblico a livello nazionale, l'unico ente pubblico riconosciuto anche dal Ministero della Salute che lo vigila, controllato dal MEF, tant'è che il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della LILT è nominato dal ministro del MEF e ogni anno vi è la relazione presso i due rami del Parlamento da parte della Corte dei Conti, quindi la LILT è un ente, è l'unico ente trasparente rispetto alle purtroppo 1740 associazioni di interesse oncologico che esistono nel nostro paese, rispetto per esempio alla Francia che ne ha soltanto 200. E questa la dice lunga sulla confusione che noi creiamo poi nelle persone e nello stesso tempo anche su una dispersione di risorse umane, professionali e anche finanziarie. A Trani un torneo di calcio balilla con ragazzi speciali per partecipare alla gara di beneficenza e il doblò della solidarietà, un'iniziativa dell'Associazione Gli Angeli del Soccorso in collaborazione con l'Associazione Contesto Lab di Trani, Biceglie e Ruvo di Puglia. Una rete tra associazioni per un unico obiettivo, il doblò della solidarietà. All'Associazione Gli Angeli del Soccorso urge acquistare un doblò con pedana necessario per il trasporto di persone disabili e anziani con difficoltà motorie. Servono 7.000 euro, ma fino ad ora sono in cassa solo 2.500. E allora si scende in campo, un torneo di calcio balilla con i ragazzi speciali di Contesto Lab di Trani, Biceglie e Ruvo di Puglia, che opera al fianco dei ragazzi autistici. Divertimento e grande partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie. La giusta causa è per tutta la città, non solo per chi ha bisogno in questo momento dell'acquisto di un doblò con pedana per trasportare
tutte le avvenienze che possono succedere in qualsiasi momento in questa città. Il nostro non è un gesto di solidarietà, ma un gesto anche di interesse. Un'associazione che ha bisogno di un doblò e che ha delle pedane speciali, oggi non ci serve, un domani potrebbe servirci. Se tra associazioni non ci diamo una mano, allora diventa dura. Anzi, invito chi ci conosce, chi conosce Contesto Lab, a contribuire. Ad ospitare il torneo il noto locale Barbaian sul lungomare di Trani. È nostro obbligo collaborare e far sì che, diciamo, chi si occupa di associazionismo possa portare a termine degli obiettivi e, diciamo, il nostro compito è quello di metterli a proprio agio cercando di coinvolgere sia la cittadinanza e sia, diciamo, gli esercenti. Oltre ai canali tradizionali è partita anche la raccolta online su una piattaforma che sarà presentata il prossimo 28 ottobre nel teatro Open Air in piazza Teatro a Trani. In Puglia le aziende ricettive di fascia medio-bassa sono arrivate a registrare un calo del 20% a fronte di un incremento percentuale degli arrivi turistici, a quanto sostiene Federalberghi. Vediamo. In Puglia nei primi 8 mesi di quest'anno sono stati registrati 3.300.000 arrivi totali, più 5,5% sul 2022 e 12.700.000 presenze, più 3% sullo stesso anno. Ma le performance turistiche dell'estate 2023 hanno viaggiato su due binari paralleli. Da un lato la fascia alta del turismo regionale che ha fatto registrare un incremento degli arrivi, dall'altra parte invece la fascia medio-bassa che ha subito un calo del 20% con valori mensili di -4-5%. A sostenerlo è Francesco Caizzi, presidente di Federalberghi Puglia e vicepresidente nazionale, intervenuto dopo aver analizzato i dati delle performance turistiche diffusi dalla Regione Puglia. Secondo Caizzi, con 800 km di coste, è certamente il mare che traina il turismo pugliese e quest'anno apprendiamo che il mercato italiano ha preferito altre destinazioni a noi. Per Federalberghi i dati provvisori riguardano il periodo gennaio-agosto e coprono solo l'85% dei posti letto regionali, mentre nel 2022 fu scelto il periodo giugno-agosto, forse perché più favorevole allora e un po' meno oggi, sostiene il presidente Caizzi. Si tratta della maggior parte delle strutture ricettive del mare con il maggior numero di dipendenti con la più bassa marginalità, che hanno affrontato criticità serie in una stagione che doveva essere quella di recupero delle stangate energetiche del 2022. Inoltre le province che hanno sofferto di più di altre sono quelle di Taranto e Foggia. La regione da 7 anni ha ridotto le politiche turistiche a semplici provvedimenti centralizzati, dichiara il presidente di Federalberghi. Le associazioni di categoria sono state poco coinvolte e la promozione viene decisa centralmente da Puglia Promozione. Da questa analisi, prosegue, nasce la necessità di meditare sul futuro della regione turistica pugliese. In Puglia serve urgentemente un'agenda che comprenda azioni e interventi sulla riqualificazione dei prodotti turistici, sulla destagionalizzazione dei flussi, sull'overtourism per evitare sovraffollamento e disagi delle destinazioni turistiche, sulle politiche attive per l'occupazione e garantire lavoro stabile, sulla formazione professionale e il coordinamento tra comuni e assessorati regionali di competenza, sulle politiche della mobilità, dell'igiene e della sanità pubbliche. L'inflazione colpisce fin dal mattino, lo denuncia Coldiretti Puglia dopo aver registrato il caro prezzi su tutti i prodotti della filiera alimentare. Sentiamo. Risveglio con un caffè amaro e colazione salata. Non è una nuova moda alimentare, ma la realtà che i pugliesi stanno constatando nel quotidiano. L'inflazione infatti ha colpito tutti i prodotti alimentari a partire da quelli della colazione. In Puglia i consumatori sono costretti a pagare il 30% in più già al risveglio ai banchi del bar per l'impatto del caro prezzi, con aumenti che vanno dal 25% del cornetto al 20% in più del cappuccino, con i prezzi del cibo saliti del 10% in più nel 2023 per effetto delle tensioni internazionali sul commercio e sulle quotazioni, ma anche di fenomeni speculativi. Secondo Coldiretti Puglia, a farne le spese sono i consumatori che stanno perdendo potere d'acquisto, ma anche allevatori e agricoltori stretti nella morsa degli alti costi di produzione, a cui non corrispondono adeguati compensi.
Lo stesso dicasi per lo zucchero, aumentato del 50%, sul caffè invece rincari del 15%, sul latte aumenti del 30%, ma l'effetto dei rincari energetici si fa sentire anche su biscotti, pane, burro e marmellata. Il caro prezzi taglia del 5% le quantità di prodotti alimentari acquistate dai cittadini nel 2023, che però sono costretti a spendere comunque il 7% in più a causa dei rincari. Per Coldiretti la difficoltà è più evidente dal balzo, pari al 10% in più delle vendite registrate dai discount alimentari, che evidenzia come ci siano delle difficoltà nelle famiglie che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo, rinunciando alla qualità. C'è però un dato che conforta, sempre secondo Coldiretti. Il caro prezzi porta le famiglie a fare più attenzione agli sprechi, con un occhio più attento alle scadenze, razionalizzando i consumi. Ma è una colazione amara anche per gli allevatori e le loro mucche da latte, con l'esplosione dei costi di produzione, mentre il prezzo del latte alla stalla scende, con la necessità di attivare controlli serrati lungo la filiera. Cresce anche il prezzo delle farine e dei prodotti da forno. Dunque, per Coldiretti è il momento di intervenire per contenere i rincari e i costi di produzione, con interventi immediati per salvare aziende e strutturali per programmare il futuro, contrastando in primis le speculazioni. Fervono i preparativi in vista dei prossimi appuntamenti culturali. Anche il gruppo CON, vicino al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, si riorganizza la propria struttura sul territorio, tra le altre anche a Trani. Guardiamo. Continua la strutturazione del movimento CON, che posso annunciarlo, da una settimana è diventato movimento politico dalla trasformazione dell'Italia Civica nel 2020 a sostegno del presidente Emiliano, e continua l'azione che io personalmente, con tutto il gruppo dei coordinatori provinciali, sto tenendo in tutta la Puglia. Oggi centriamo un risultato importantissimo: come sapete passiamo nel Consiglio Comunale di Trani da 3 a 9, acquisendo 6 consiglieri comunali, diventiamo il primo gruppo in Consiglio e quindi ci attestiamo a contribuire nella guida di questa città. L'unica cosa che sta cambiando in questo momento è la compagine consigliare del gruppo CON. Per quanto riguarda gli assetti amministrativi, non è nostra intenzione mettere in discussione la leadership del sindaco Bottaro, anzi abbiamo detto sin dall'inizio che avremmo collaborato fino all'ultimo giorno della sua amministrazione. Diciamo che diventa un partito il cui gruppo di amici che compone, diciamo, la compagine consigliare è aumentata rispetto ad altri. Poi non siamo interessati ad essere i primi o i secondi della classe, a noi interessa la qualità e in questo momento stiamo puntando su quella. Non cambia nulla all'interno della maggioranza, vogliamo dare un segnale di unità, vogliamo far comprendere, in un mondo che si divide, che unirsi è una cosa importante ed è una cosa che arricchisce una città. Soprattutto vogliamo dare l'idea di ricoinvolgere i cittadini nella partecipazione alla vita pubblica, non solo nella partecipazione alla vita pubblica, ma addirittura nella partecipazione alle decisioni dell'amministrazione. Questo è quello che ci proponiamo. E con questo è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, grazie dell'ascolto prestato, ci vediamo appuntamento a più tardi con le prossime edizioni, la linea alla rete per la consueta programmazione, buona serata.